Io vedi in effetti con una rapidità sorprendente per i tempi italiani, in SIA si sono incontrati i rappresentanti di ASICO, l'amministratore il dottor Maurizio Cianci e il consulente tecnico Sante Ragone, con i nostri tecnici della SIA e alla presenza del commissario Gianfranco Grandaliano dell'Ager e dell'avvocato Pietro De Nicolo, sempre dell'Ager. Hanno tutti questi convocato sia i rappresentanti dell'ARPA sia i rappresentanti del NOE per una verifica dello stato dei luoghi, in particolare dell'impianto di biostabilizzazione. Quindi sono contento perché emessa l'ordinanza praticamente alla vigilia di Natale, al primo giorno lavorativo utile, già i tecnici si sono incontrati. Sì, l'esito è positivo, perché leggo dal verbale redatto il giorno del sopralluogo. Sono state individuate sei criticità. Di queste sei criticità, due riguardano lavori di pavimentazione, ripristino di un tratto stradale dell'impianto, cioè poca roba. Un'altra criticità riguarda l'installazione del portale radiometrico. Questo portale serve a individuare la presenza nei rifiuti di eventuali rifiuti pericolosi, per esempio quelli radioattivi. Il portale è già pronto, si tratta solo di installarlo, quindi è la terza criticità, praticamente di facile soluzione. Poi bisogna ovviamente prevedere una ipotetica area di quarantena per gli eventuali rifiuti che presentassero delle problematiche, come capite sono opere, diciamo, residuali. In buona sostanza si è verificato che si riuscirà a mettere in esercizio le prime 8 biocelle della biostabilizzazione con un tempo di esecuzione dei lavori ragionevolmente breve, parliamo di settimane. Sì, una difficoltà maggiore è rappresentata dalla necessità di coprire la responsabilità della struttura dell'impianto attraverso una polizza fideiussoria, che detto così sembra una cosa semplicissima, invece ci sono delle difficoltà a individuare una società assicurativa che garantisca questa copertura assicurativa. Ed è un impegno che ha già preso ASECO e che è affidata appunto sia economicamente che organizzativamente alla responsabilità di ASECO. Il programma futuro è a ritmi molto intensi perché mercoledì 10 è fissato un altro incontro, questa volta esteso anche alla società Ladurner che sta realizzando i nati con la società Guastamacchia le 8 e poi 16 biocelle per stabilire qual è il cronoprogramma degli interventi esecutivi. La previsione è che entro 4 mesi avremo 16 biocelle attive. Questo significa che entro qualche settimana dovremmo avere operative le prime 8 biocelle. In contemporanea parte il tavolo di lavoro per definire contrattualmente i rapporti fra ASECO e SIA. Ribadisco, i lavoratori non rischiano nulla, saranno
tutelati in ogni modo, in ogni maniera. Ogni dissenso oggi è totalmente immotivato, perché i sindaci, i nuovi sindaci del consorzio, hanno una priorità, quella di tutelare il posto di lavoro e la qualità del lavoro dei dipendenti SIA. Da questo punto di vista non ammetto dubbi e perplessità, perché è quello che ci siamo impegnati a fare e questo è un impegno assolutamente prioritario.